Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi abbiamo tutte le news riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Soprattutto tutti ci chiediamo, arriverà oppure no la patch 14.30 questa settimana? Sì ragazzi, tutti confermano l'arrivo per mercoledì o giovedì, quindi incrociamo le dita perché sarà una grandissima patch con dentro tutto il Fortnitemers e molto probabilmente qualche aggiornamento su Galactus. Oggi vi faccio vedere ancora dei leaks sul Fortnitemers, parleremo di una nuova location in arrivo e di tanto tanto altro. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una cosa che ha colpito tantissimi giocatori, me compreso. Un problema che forse non ci siamo accorti essere successo e che potrebbe generare panico per le prestazioni di Fortnite sui giocatori per PC. Arriva direttamente una tweet, ragazzi, da Fortnite Status che dice, in poche parole ve lo traduco in italiano, alcuni giocatori hanno avuto le impostazioni resettate. E quindi c'è un grandissimo calo di FPS perché potrebbe essere successo che vi hanno messo tutto in epico e non ve ne state accorgendo. Quindi se qualcuno di voi nota dei problemi da un paio di giorni a questa parte, a me è successo ieri mattina, non vi preoccupate, guardate le impostazioni perché potrebbero essere tornate tutte in default, quindi sistematele e vedrete che andrà tutto a posto. Mi raccomando, riavviate il gioco dopo che le avete sistemate. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ancora delle notizie sul Fortnitemers. Qualcosa sappiamo ragazzi, vi ho ricordato ieri che le skin del Fortnitemers sono in uscita in questi giorni nello shop. Quindi parliamo della testa di zucca, parliamo dello Skull Trooper, della Ghoul Trooper, gli spaventapasseri sono già usciti. Ieri se non ricordo male è arrivato l'orso di Halloween, insomma tanti stanno per arrivare e ci auguriamo che con la nuova patch verranno introdotti anche nuovi personaggi, introdotte nuove skin per il Fortnitemers. Ieri è esploso su Reddit quel concept di Calamity Academy o Academy Calamity, oggi ce n'è un altro che è davvero meraviglioso. Io spero che davvero Epic Games guardi Reddit e guardi che meraviglia che stanno tirando fuori gli utenti, così hanno proprio direttamente il lavoro già fatto. Guardate che roba, lei è Sabrina, così viene chiamata dal suo creatore, è davvero molto molto bella, una strega, come vedete ha le prime armi con tanto di cappello, capelli neri lunghi, gonna e uno stile molto molto dark. Devo dire che anche questa skin io la shopperei tranquillamente e vorrei averla nella lista delle skin di Halloween. Vi ricordo una cosa, si sta vociferando che molto probabilmente all'uscita della Ghoul Trooper e dello Skull Trooper saranno disponibili anche gli stili OG, quindi la variante viola. Io non me la sento di darvi una conferma, ma ci sono tantissime fonti che dicono che sarà così, quindi state attenti ai video news perché potrei dirvelo appena lo scoprirò e ne sarò sicuro. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi, perché abbiamo anche un'altra notizia sempre per quanto riguarda, diciamo, l'ambientazione del Fortnitemers. Ieri avete visto il gameplay dell'Henchman, del Ghostly Henchman, quindi uno degli scagnozzi a tema Halloween che girerà in una location probabilmente dedicata a Mida con in mano un pumpkin launcher, quindi il lanciazucche. Beh ragazzi, questa è probabilmente la versione finale di come vedremo il nostro henchman, quindi gli scagnozzi, davvero molto belli, come vedete hanno questo neon blu che le lascia davvero intendere si tratti di qualcosa di ghostly, di spooky, di spaventoso, e lì lo vedete il bellissimo lanciazucche che non vedo l'ora di riprovare per il terzo anno consecutivo.
Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché informazione per tutti quelli che sono indecisi se acquistare o meno il bundle delle leggende corrotte, oramai è già fuori da un bel po' di tempo, attenzione perché ha una data di scadenza e sappiamo che il 15 ottobre sarà l'ultimo giorno dove nello shop troverete il bundle Leggende Corrotte. Vi ricordo che comprende 3 skin, 3 backpack che possono essere personalizzati con il grado di infezione. Come invece come succedeva per la skin Palla 8, dove bisognava livellare per avere la versione corrotta, per le 3 skin del pack basta semplicemente fare modifica stile e apparirà una barra che vi farà scegliere il livello di corruzione. Quindi attenzione, se lo volete prendere sta per uscire dallo shop. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono notizie anche per quanto riguarda Lily Carrier. Avete presente, ne avevo già parlato 2 o 3 giorni fa in un video news, di questa nuova navicella spaziale, chiamatela un po' come vi pare, che è davvero uguale a quella di Spawn, quindi è veramente enorme. Ed è stata aggiunta come seconda navicella in mappa. Come vedete rimane proprio sopra indicativamente l'autorità. Questi sono degli spezzoni di gameplay che ovviamente ancora non è possibile vedere in gioco, e mostrano chiaramente come sia proprio sopra la mappa questo Helicarrier. Scusatemi, sarà sopra l'autorità. Perché ve lo faccio rivedere? Perché ieri è stata scoperta una cosa davvero molto curiosa, e si tratta, sembra una stupidata, ma di questo coso giallo con 4 ruote. Questo coso giallo con 4 ruote non è solo un elemento di decorazione delle Stark Industries, ma ha un nome e si chiama Helicarrier Refuel, quindi è una tanica di carburante per l'Helicarrier. Perché è importante? Perché non ha senso che abbiano messo una cosa così di contorno, addirittura nella sottocartella, con tanto di nome, e cosa che avrebbero potuto non fare. Questo lascia pensare che molto probabilmente potrebbe addirittura sostituire l'Helicarrier una parte delle Stark Industries, oppure essere accessibile dalle Stark Industries. Insomma ragazzi, non si sa molto di questa nuova navicella, ma è tanta tanta roba. E arriviamo all'ultimo argomento di oggi, perché c'è una nuova arma in lavorazione. Ve ne avevo parlato molto rapidamente settimana scorsa, oggi ve ne parlo ancora 2 secondi. È un mix tra un lanciagranate e una specie di Uzi, chiamatelo un pochettino così. Queste sono immagini direttamente prese dai file di gioco, come vedete è molto molto bella vista così. Non conosciamo purtroppo i colori originali, ma queste invece sono le statistiche per quanto riguarda, o meglio quelle che sono adesso disponibili. Abbiamo un firing rate di 65, abbiamo un vertical recoil di 10,45, quindi sbilanciamento verticale, quello orizzontale, l'oscillazione, ecco, 2,5, farà 67 di danno e avrà un tempo di ricarica di 2,99 secondi, 2 colpi nel caricatore. Insomma ragazzi, anche per oggi ho tutte le news, ve le ho dette, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate dalle 8 in live su Twitch. Ciao!